Benvenuti e bentornati a questo nuovo appuntamento di Super 7, il nostro contenitore dove faremo il riassunto della settimana appena conclusa tramite i nostri servizi. E cominciamo parlando di sociale, tutte le prestazioni offerte dal Comune in campo sociale in un solo documento. Approvata a Teramo la Carta dei Servizi, ovvero uno strumento pratico per la cittadinanza. Tra le priorità dell'amministrazione comunale, un centro diurno per disabili collegato alla casetta sul fiume e la manutenzione straordinaria di Via Longo. Vediamo. Un documento che racchiude tutte le prestazioni offerte dal settore sociale del comune di Teramo e la nuova carta dei servizi approvata in giunta, un vademecum per i cittadini dove trovare obiettivi, criteri e strutture con i quali il comune garantisce gli interventi in campo sociale. Su quella carta ci sono scritti, sono impressi tutti i servizi che di tutte le aree, quindi l'area minori, l'area della famiglia, l'area anziana, l'area disabilità, l'area povertà, che il Comune dà ai propri cittadini, e attraverso quella carta appunto il cittadino può informarsi e soprattutto capire quali sono i criteri, quali sono le condizioni e come richiedere determinati servizi. Lotta alla povertà, emergenza abitativa, strutture per disabili e anziani sono le priorità, a volte vere e proprie emergenze, a cui il Comune intende dare risposte nel più breve tempo possibile. Stiamo lavorando anche per cercare di aprire un centro diurno per i ragazzi disabili, proprio per garantire al massimo il sostegno alle famiglie, e quello andrà di pari passo con la casetta del fiume, che era un progetto che era già iniziato nel corso della scorsa consigliatura, insomma nel 2022, che stiamo portando avanti. La cosa più importante è naturalmente, a mio avviso, essendo anche comunque assessore all'ERP, la manutenzione ordinaria delle nostre case popolari, ma soprattutto con la priorità di Via Longo. E su quello infatti tutta la Giunta in realtà sta lavorando, proprio per preventivare nel prossimo bilancio delle somme molto importanti da destinare a quella zona. Restiamo sempre in argomento perché il Comune di Roseto e l'Unione dei Comuni hanno stanziato circa 16.000 euro per le famiglie in difficoltà in tutto il territorio comunale. A Roseto per le festività natalizie sono state consegnate, mediante l'Unione dei Comuni le Terre del Sole, contributi per interventi socio-economici in favore di 52 famiglie rosetane in difficoltà mediante buoni da 200 e 400 euro, per un totale di circa 16.000 euro. Oltre a questo, aiuti sono arrivati dai tanti cittadini e dalle associazioni di volontariato sparse nel territorio, come il Banco di Solidarietà, l'Associazione Il Vicinato di Una Volta e l'Associazione Abruzzo Amore, Solidarietà e Beneficenza. Un piccolo sostegno, sappiamo che non è mai abbastanza, però volevamo dare un segnale di vicinanza a tutte le persone in difficoltà, farlo prima del Natale, nei tempi, così che queste somme dai 200 ai 400 euro di contributo potessero garantire un Natale dignitoso anche a queste famiglie. Quindi l'importanza delle istituzioni in un segno di vicinanza che magari può essere simbolico ma molto importante. Ecco, in una comunità rosetana, ricordiamo che Roseto che conta circa 26.000 abitanti, ancora ci sono comunque famiglie, soprattutto con minori, che vivono in una situazione di difficoltà. Sì, ringrazio gli assistenti sociali del nostro ufficio che quotidianamente portano sostegno, vicinanza a questa tipologia di cittadini in difficoltà, ma lasciatemelo dire, un ringraziamento enorme serve alle nostre associazioni di volontariato che sul territorio fanno un lavoro encomiabile, insostituibile, impagabile, e ogni giorno riescono a stare vicine a queste famiglie con dei pacchi, con dei piccoli contributi economici. Grazie anche alle aziende del territorio che spesso in maniera silenziosa operano con questi contributi alle famiglie bisognose. Passiamo adesso alla cronaca e di due giovani stranieri feriti. Il bilancio delle due risse che si sono verificate a distanza di poche ore tra il 23 e il 24 di dicembre in pieno centro a Teramo e a Sant'Egidio alla Vibrata. I carabinieri hanno indagato per identificare tutti i responsabili e resta massima l'allerta per l'operazione Capodanno Sicuro. Vediamo.
Proseguono le indagini dei carabinieri per identificare i 6 stranieri resisi responsabili di una rissa in piazza Garibaldi 2 sere prima di Natale, nella quale ha avuto la peggio un ragazzo tunisino di 25 anni, residente a Campli, rimasto seriamente ferito al volto e trasferito dal 118 all'ospedale Mazzini. I cittadini hanno segnalato subito la rissa al 112 e i carabinieri del radiomobile hanno acquisito sia le testimonianze dei presenti, sia i filmati di alcune telecamere di videosorveglianza del centro, visto che i responsabili della rissa si sono dileguati a piedi. Un'altra rissa, questa volta tra 3 automobilisti, si è verificata il giorno della vigilia di Natale a Sant'Egidio alla Vibrata. A seguito dei problemi sulla viabilità stradale, in 3 se le sono date di santa ragione. Sono in corso le indagini per identificarli tutti e nel tentativo di sedare la lite, un cittadino straniero è rimasto ferito, fortunatamente in maniera lieve. I carabinieri inoltre hanno messo in atto una stretta di controlli nell'ambito dell'operazione Natale e Capodanno Sicuri. Ad Alba Adriatica sono state denunciate 2 persone per il furto del bancomat dalla borsa di una donna che era intenta a fare la spesa e hanno effettuato prelievi per 600 euro. A Tortoreto sono stati intercettati e fermati in tempo 3 giovani che in assenza dei proprietari cercavano di introdursi in una casa. A Corropoli il titolare di una ditta per smaltimento di materiale ferroso è stato trovato in possesso di 250 paletti in ferro zincato rubati da una ditta di Ascoli Piceno a metà dicembre. L'uomo è stato denunciato per ricettazione e tutta la refurtiva è stata interamente restituita al legittimo proprietario. Tra i vari controlli lungo la costa, infine, i carabinieri hanno fermato 6 automobilisti trovati al volante con un tasso alcolemico ben oltre i limiti e altri 2 soggetti sono stati sorpresi alla guida dei propri mezzi dopo aver fatto uso di sostanze stupefacenti. Per tutti è scattato il ritiro della patente di guida. Cambiamo argomento: 160% di detenuti in più rispetto al limite massimo consentito. Sono 398 i detenuti nel carcere di Castronio a Teramo, che ne potrebbe accogliere 255. A denunciare la situazione il Partito Radicale. Vediamo. Cala il numero dei detenuti nel carcere di Castronio. Da 409 che erano ospiti a Ferragosto, oggi se ne contano 398, un numero comunque ben al di sopra rispetto alla capienza limite della casa circondariale teramana, che può ospitare un massimo di 255 detenuti. Il dato emerge al termine della visita in carcere da parte di 10 osservatori guidati dal consigliere generale del Partito Radicale, Ariberto Grifoni, nell'ambito dell'iniziativa Natale in Carcere. È una lotta di dignità sia per i detenuti e detenute, sia per i detenenti, vale a dire chi lavora in carcere, sia il personale amministrativo, sia soprattutto il personale di guardia. Lì è una denuncia che voi avete fatto nel tempo, anche se c'è una situazione leggermente migliore, però resta anche la gravità della situazione. La gravità è enorme dal punto di vista del personale anche sanitario, che è un po' deficitario, non ci sono i mediatori linguistici, non ci sono i mediatori culturali, dove c'è una popolazione carceraria fatta anche in numero cospicuo di persone non italiane. Questione di dignità e di rispetto sia per i detenuti sia per il personale che opera all'interno del carcere di Castronio. Gli agenti della polizia penitenziaria hanno ancora ferie da smaltire. Il Partito Radicale assicura non abbasserà la guardia. Questa visita del Partito Radicale insieme all'Associazione Giovani Avvocati di oggi a Teramo, che è la città di Marco Pannella, sottolinea l'attenzione di questa compagnia politica del Partito Radicale verso gli ultimi. Parliamo adesso di politica e economia. Soddisfazione a livello regionale per l'insediamento dell'azienda ERA nel territorio teramano, azienda che produce veicoli elettrici, e per il presidente della regione Marsilio il territorio abruzzese è avanti nel settore automotive. Vediamo. La regione Abruzzo ad oggi avanti nel processo di transizione nel settore dell'automobile. Parole del governatore abruzzese Marco Marsiglio a margine della conferenza stampa organizzata dallo ZES Abruzzo per presentare l'insediamento di un'azienda nel comune di Mociano Sant'Angelo. Per il presidente Marsiglio il territorio abruzzese resta ad un livello importante per quanto riguarda la produzione di furgoni ed autoveicoli. 5 anni fa io presi contatto con questo territorio che stava vivendo il dramma della
fallimento di un'azienda importante proprio in questo settore, era la TR di Colonnella che produceva telai in fibra di carbonio, quindi un'azienda molto innovativa e avanzatissima che forniva i migliori player nazionali e internazionali del settore. Che 5 anni dopo arrivi un'azienda che mette in campo una fabbrica che produrrà secondo le intenzioni fino a 25.000 veicoli l'anno con centinaia di nuove assunzioni da prevedere da qui a 2 anni e una produzione concreta che sfornerà questi veicoli a partire dal 26 è una grande notizia per il territorio, inverte anche quella sensazione che si era avuto soprattutto nella provincia di Ramana che l'innovazione, la transizione ecologica, il passaggio verso l'elettrico avrebbe tagliato una parte dell'industria automobilistica del territorio molto legata al motore endotermico, quindi questa presenza crea un'inversione di tendenza e dà anche un respiro importante ai fabbisogni occupazionali del territorio e dimostra quanto l'Abruzzo sia oggi avanti nel processo di transizione nel settore dell'automobile. Peraltro la produzione di nuovi veicoli in Abruzzo consolida il primato abruzzese nella produzione di veicoli in Italia. Siamo la regione che produce più veicoli, mettendo insieme i furgoni, i veicoli commerciali che si producono da Tessa e questa nuova produzione che sta partendo, e questa è un'altra buona notizia per la nostra regione. Il 2023 è stato un anno di svolta per la Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia, lo ha dichiarato la Presidente Antonella Ballone tracciando un bilancio dell'anno che di fatto si sta per concludere. Nel 2023 sono stati stanziati a favore delle imprese 1.300.000 euro e per il 2024 il plafond aumenterà. Vediamo il servizio. La Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia nel 2023 ha stanziato 1.300.000 euro di risorse a favore di 646 operatori economici per favorire l'accesso al credito, lo sviluppo delle imprese giovanili e femminili. E nel 2024 i milioni che la Camera di Commercio stanzierà saranno 2. Lo ha detto il presidente Antonella Ballone nel corso di una conferenza stampa convocata per tracciare un bilancio dell'anno che si sta per concludere. Questi sono degli stanziamenti che abbiamo dedicato alle attività produttive facendo tutta una serie di bandi che sono stati particolarmente apprezzati. 650 aziende infatti hanno fatto istanza e hanno già ricevuto, riceveranno il contributo messo in campo. E poi abbiamo messo in campo dei bandi dedicati alle imprese under 35, quindi imprese giovanili, imprese donna e per anche incentivi ai flussi turistici. Per quanto riguarda il turismo è stato riproposto un bando particolare che non destina i fondi agli operatori turistici ma ai gruppi di turisti che arrivano in Abruzzo. Fino a 9.000 euro di incentivo per i gruppi che arrivano e questi incentivi vadano a livello stagionale per gli hotel di mare e montagna e invece per le città di Teramo e L'Aquila è un bando che vale 365 giorni l'anno. Dal 15 dicembre c'è un bando sulla disabilità. È un bando, abbiamo messo un plafond di 100.000 euro affinché le attività produttive possano fare degli investimenti in termini di, per migliorare le barriere architettoniche e per mettere dei dispositivi per la cecità e la sordità di modo tale che accompagniamo nei loro acquisti e in tutti i giorni insomma, queste persone che hanno appunto queste problematiche. Torniamo adesso alla politica. Dopo 5 anni di governo di centrodestra, l'Abruzzo è una regione sana, più forte e con i conti in ordine. Questa è l'analisi fatta dal presidente della regione Marco Marsiglio nella tradizionale conferenza di fine anno tenuta all'Aquila poche ore dopo l'approvazione in consiglio regionale della legge di stabilità 2024 e del bilancio di previsione 2024-2026. Vediamo. Traccia un percorso di risanamento e di rimessa in carreggiata dei conti pubblici il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsiglio nella sua ultima conferenza stampa di fine anno prima di ripresentarsi agli elettori il prossimo 10 marzo per spuntare un mandato bis. Accanto a lui questa mattina all'Aquila tra gli altri il vicepresidente Emanuele Imprudente e gli assessori al bilancio Mario Quaglieri e alla sanità Nicoletta Verì. Noi chiudiamo tutti i debiti che avevamo ereditato, lasciamo quindi un'amministrazione sana senza debiti.
prevediamo le coperture anche decennali, ad esempio per il contratto del trasporto pubblico ferroviario con Trenitalia, il contrario di quello che io ho trovato, perché in questi anni abbiamo dovuto più volte manovrare sul bilancio per dare copertura di diversi milioni rispetto a contratti che altrimenti non sarebbero stati onorati. Quindi è una regione più forte, una regione che ha oggi la capacità finanziaria di tornare a fare anche investimenti attraverso l'accensione di mutui, e una regione che quindi consegniamo alla prossima legislatura con i bilanci parificati, sanati. Abbiamo ereditato 4 o 5 anni di bilanci e di rendiconti non approvati e non parificati dalla Corte dei Conti, quindi un percorso di risanamento e di rimessa in carreggiata dei conti pubblici molto molto importante. Tra questi segnalo quelli della sanità, che sono la parte più importante del bilancio regionale, che abbiamo chiuso in questi anni sempre in pareggio utilizzando i fondi del Fondo Sanitario Nazionale, a differenza di altre regioni, ultima la Toscana, che ha dovuto incrementare l'IRPEF per pagare, per far quadrare i conti e i bilanci delle ASL della propria regione. Questo in Abruzzo non è accaduto, è un altro indice di buona amministrazione della nostra regione. Un anno molto importante per l'Abruzzo, l'ultimo di questa legislatura, che ha visto portare a compimento, dice Marsiglio, progetti importanti, a cominciare dall'approvazione della rete ospedaliera e progettare ed avviare opere e infrastrutture che daranno al territorio un importante impulso. Vengono ridisegnati i confini della riserva naturale del Borsacchio. Nella notte, infatti, il Consiglio regionale ha cancellato oltre 1.100 ettari, lasciando alla riserva soltanto 24 ettari, ovvero tutta la striscia di costa. Non ne fa più parte l'area collinare. Immediate le reazioni delle guide del Borsacchio, del WWF e del sindaco di Roseto, Mario Nunes, che ha annunciato un Consiglio comunale straordinario. Vediamo il servizio. Spazzata via nella notte la riserva naturale del Borsacchio, il Consiglio regionale, impegnato in una maratona notturna per discutere il bilancio, ha approvato il provvedimento che di fatto ridisegna la riserva, cancellando oltre 1.125 ettari e lasciandone solo 24, ovvero solo ed esclusivamente la fascia litoranea. Non fa più parte dell'area protetta tutta la zona collinare, così come chiedevano da alcuni anni gli imprenditori agricoli della zona. Immediata la reazione di Marco Borgatti, direttore della guida del Borsacchio, di WWF e del comune di Roseto. Si parla di azione vergognosa senza alcun confronto pubblico da parte della regione. Questa decisione ha conseguenze gravi e immediate, dice Borgatti. Il piano di assetto della natura, preparato con dedizione e impegno per oltre 20 anni, è ora da rifare completamente. Dopo una lunga attesa il PAN era finalmente pronto e, secondo voci di corridoio, avrebbe dovuto essere approvato entro gennaio 2024. 20 anni di lavoro e un investimento di 250.000 euro per il primo PAN, oltre a 50.000 euro per il secondo, sono andati in fumo. Il lavoro da rifare è enorme e chi ne soffrirà di più sono gli agricoltori, che perderanno la possibilità di gestire i fondi a sostegno delle aree e delle riserve. La decisione avrà anche ripercussioni sulla creazione di lavoro sostenibile. Duro anche il commento del WWF: la riserva è stata talmente ridotta che tanto valeva eliminarla totalmente. Anche il sindaco di Roseto, Mario Nunes, è intervenuto sulla vicenda. Siamo increduli e sconcertati di fronte a ciò. Francamente, oltre al metodo scelto, assolutamente non partecipativo, quello che ci lascia profondamente sconcertati è il fatto che l'amministrazione comunale e il territorio non siano stati assolutamente coinvolti in questa decisione, che andrà ad incidere profondamente sul futuro sviluppo della nostra area, rimarca il primo cittadino assieme a tutta l'amministrazione. Ci riserviamo di confrontarci con il territorio, i cittadini e tutte le associazioni e di agire negli interessi della comunità rosetana, completamente tagliata fuori dalla ridefinizione dei confini della riserva. Il sindaco chiederà ora la convocazione di un consiglio comunale straordinario per affrontare la questione, invitando a partecipare tutti i rappresentanti della regione che hanno firmato l'emendamento, il presidente Marco Marsiglio. Intanto le guide del Borsacchio non escludono l'organizzazione di una manifestazione di protesta contro tale provvedimento. A Teramo è stato firmato il contratto per gli interventi di recupero del Teatro Romano, una firma che porterà al completamento del progetto con una seconda fase di vero e proprio recupero funzionale. Vediamo il servizio.
Con la firma del contratto di appalto integrato per il secondo lotto del progetto di recupero funzionale del Teatro Romano si compie un altro passo fondamentale dell'iter che restituirà alla collettività teramana l'intera area archeologica. Adesso con la firma del contratto si procederà alla fase esecutiva, quindi progettazione esecutiva da parte della ditta che poi inizierà subito i lavori. Un intervento di recupero fondamentale, un risultato straordinario che la mia amministrazione porta a casa. In pochissimi anni abbiamo messo in atto tutta la progettazione, abbiamo ottenuto tutti i finanziamenti, oltre che con i 4 milioni precedenti di Fondazione, Regione e Ministero della Cultura, il CIS, il contratto di sviluppo, ci ha consentito di chiudere con 11,7 milioni un intervento fondamentale per il recupero del Teatro Romano, ma quindi per la valorizzazione di Teramo città capoluogo come patrimonio culturale. Secondo il cronoprogramma il teatro dovrebbe tornare in tutto il suo splendore tra 3 anni. Si tratta di una rifunzionalizzazione completa del teatro che quindi sarà appunto teatro di tantissime manifestazioni, iniziative in un'area oggetto di riqualificazione complessiva con il mercato coperto e il Braga, ma il teatro è il fiore all'occhiello, patrimonio culturale dell'intera regione e non solo della nostra città, e il tempo previsto per lavori importanti e significativi che quindi hanno anche una fase non soltanto edilizia ma anche e soprattutto di restauro del teatro, un bene culturale ovviamente tutelato e protetto, il tempo è di circa 3 anni, quello previsto dai lavori. Ovviamente lavoreremo insieme alla ditta, con la sovrintendenza che è il nostro interlocutore, nella massima collaborazione per raggiungere questo obiettivo nei tempi più stretti. Ancora la politica, il presidente della provincia di Teramo, Camillo D'Angelo, ha assegnato le deleghe nel rinnovato consiglio provinciale. Tutti i dettagli nel servizio. Deleghe distribuite non solo ai consiglieri di centrosinistra ma anche a quelli di centrodestra per rispecchiare l'equilibrio politico uscito dalle urne che ha sancito un pareggio 5-5 tra gli schieramenti. Approdo ufficiale di azione nel campo del centrosinistra sulla scia della coalizione regionale e vicepresidenza al comune di Teramo nella figura di Andrea Core. Queste le decisioni del presidente della provincia Camillo D'Angelo ufficializzate in occasione del primo consiglio nella nuova formazione uscita dal voto del 17 dicembre. La logica politica è stata quella di rispecchiare la volontà degli elettori che sono consiglieri e hanno deciso sostanzialmente di eleggere 5 consiglieri di area centrodestra e 5 di area centrosinistra. Quindi da qui il principio di voler allargare e far partecipare tutti attivamente alla gestione democratica di questa provincia. A Ennio Pavone, di Azione, le deleghe a PNRR e all'edilizia scolastica. Viabilità suddivisa tra Vincenzo D'Ercole con i lavori pubblici e Luca Lattanzi con bilancio e personale. Rapporti con il capoluogo e politiche scolastiche a Flavio Bartolini. Azione ha iniziato un percorso che è partito con il patto regionale, con una coalizione di centrosinistra. Questo patto li sta portando naturalmente anche a livello provinciale e da quello che possiamo percepire comunale e non solo. Giustamente, essendo il consigliere di Azione, un consigliere di peso sia per storia sia per capacità, abbiamo ritenuto di dare al consigliere Pavone una delega importante che è quella del PNRR e dell'edilizia scolastica. L'assegnazione della vicepresidenza ad Andrea Core è stata frutto di tante discussioni? No, sostanzialmente abbiamo suddiviso in pacchetti, ecco, chiamiamolo così, in ambiti queste deleghe e da qualche parte avremmo comunque trovato la quadra. Core ha preferito una delega più rappresentativa, una delega di rapporti interistituzionali, di rapporti di tipo ambientale con il mondo del lavoro, quindi la vicepresidenza è calzante rispetto a questa delega. Invece il consigliere D'Ercole ha preferito una delega più operativa, una delega del territorio e quindi a lui è stata assegnata la delega della viabilità e dei lavori pubblici. Conferenza stampa del Partito Democratico a Pescara per analizzare il bilancio approvato dal Consiglio regionale, un giudizio che si traduce in una bocciatura totale dell'esperienza governativa del presidente Marsiglio. Vediamo. Ho preso il programma del 2019 con il quale Marsiglio ha vinto le elezioni. Dopo 5 anni neanche una sola promessa e un solo impegno è stato mantenuto. Migrazione giovanile è il primo punto, è 3 volte la media del paese. Sanità, più debiti, meno prestazioni, 25.000 in meno, liste d'attesa e mobilità passiva, un fallimento su tutta la linea. Infrastrutture, velocizzazione, si scriveva al tempo, per la Pescara-Roma abbiamo perso 1 miliardo.
miliardo e 400 milioni grazie a loro. Si parlava di autostrade, miglioramento delle infrastrutture, riduzione delle tariffe, le tariffe non sono diminuite e sono impraticabili. Agricoltura. E sull'irrigo, settore primario, abbiamo avuto zero risorse, una delle due regioni, perché abbiamo presentato zero progetti. È una bocciatura su tutta la linea e debbono andare a casa. Bene, proprio tutto per questa edizione di Super 7. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento con i programmi di Super J.